Stadio Marcello Torre, il posticipo di campionato del girone B di prima divisione, il derby tra Paganese ed Avellino con i Lupi Irpini a caccia di un successo che permetterebbe loro di arrivare in vetta solitaria nella graduatoria. La Paganese invece, dopo alcuni passaggi a vuoto, vuole tornare a sua volta alla vittoria per cercare di riprendere la marcia dei playoff. Spettacolare la coreografia nei distinti, come al solito la vetrina televisiva induce i sostenitori locali di Pagani a dare il meglio di sé. Pagani, la scritta gigantesca che campeggia appunto nel settore distinti, in curva altri striscioni. Parte subito la formazione di Grassadonia squalificato, ma l'Avellino reagisce. Possibilità con Castaldo che ci prova col destro, la parata di Robertiello che smanaccia in calcio d'angolo. Punizione per gli azzurro stellati, Romondini, una deviazione, Fumagalli deve metterci la mano aperta. È il 20° minuto, insiste la squadra di casa, il pallone verso Caturano, Nunzella mette al centro, Girardi, deviazione, poi Tortori a botta quasi sicura, trova ancora Fumagalli reattivo. Attimi finali del primo tempo, Bariti, attenzione, la conclusione invece di Angiulli, dopo il passaggio di Bariti, Angiulli si fa una ventina di metri senza che nessuno lo prenda e realizza il vantaggio dei Lupi. Ma nel secondo tempo cambia tutto, entra Scarpa al posto di Tortori, subito Francesco Scarpa, la conclusione con il destro, la parata di Fumagalli. Nunzella tra i migliori della partita, traversone, Caturano, 1-1, tutto solo Caturano di testa realizza il gol del pareggio per la Paganese al 10° minuto del secondo tempo, ammutoliti i sostenitori irpini. Corner per la Paganese, sempre Nunzella, Scarpa, niente da fare per Fumagalli che riesce solo a toccare. E il gol del vantaggio, capovolto il risultato, Paganese 2, Avellino 1. Grassadonia in tribuna cerca di dare indicazioni a Malafronte, il preparatore atletico che è in panchina. Attenzione qui, traversa e poi il gol, ancora Caturano, 3-1, la traversa era di Fava che era subentrato a Girardi. Risultato praticamente in saccoccia, Paganese 3, Avellino 1, l'Avellino esce praticamente dal campo dopo il primo tempo, sempre Nunzella, grandissima azione del terzino, il pallone messo dentro, Puglisi, la parata di Fumagalli e poi riesce a sbrogliare la difesa, ma Fumagalli, attenzione, cosa fa? Alla Ighita, se ne va a centrocampo, perde il pallone, Scarpa, pallonetto, poker, 4-1 azzurro stellati. Fumagalli si suicida praticamente definitivamente e regala a Francesco Scarpa la doppietta personale, così come doppietta per Caturano. 4 tappine all'Avellino per la formazione di Grassadonia. Avellino che ci riprova nel finale con questa conclusione di Arini, giunto dall'Andria in questi ultimi giorni, ma finisce qui. Gli azzurro stellati si rilanciano, Paganese 4, Avellino 1. Avellino!